sia per noi che per la Germania, per esempio, perché è sicuramente anche molto figlio di quello che ha avuto con la Seconda Guerra Mondiale, ma è un tema che è sempre stato purtroppo circoscritto agli addetti ai lavori. Ancora oggi, a livello europeo, i ministri della difesa si possono riunire soltanto a livello informale. La riunione formale in cui vengono prese le decisioni non è quella dei ministri della difesa. Per cui la missione europea che è nata in questi mesi, la missione EUNAVFOR Med Sophia, fortemente voluta dall'Italia, in cui l'Italia è molto impegnata, perché l'Italia voleva portare all'attenzione il fatto che la gestione del tema sicurezza del Mediterraneo, ma anche la gestione del tema dei migranti e la lotta agli scafisti non poteva essere una questione soltanto italiana, è una missione che abbiamo progettato insieme all'altro rappresentante, ci siamo incontrati, ma la riunione in cui è stata decisa era la riunione dei ministri degli esteri, nessun problema, perché diciamo, la decisione era del governo. Fino ad oggi è la NATO comunque l'alleanza che tutti rivolgono per le missioni militari, per mettere in movimento. L'Europa non ha costruito, sì, è di supporto, fa missioni di tipo civile, però non ha costruito una vera e propria capacità autonoma di intervenire. Noi non abbiamo ancora nell'Unione Europea una capacità comune di difendere i confini esterni, non si è sviluppato. Quindi noi ad esempio, che abbiamo il Mediterraneo come nostro principale confine esterno, abbiamo sviluppato una missione nazionale che si chiama Mare Sicuro, perché nel momento in cui non solo ci sono gli scafisti, non solo ci sono i migranti, ma dal mare potrebbero venire i rischi di terrorismo, non dai barconi, diciamo che dai gommoni che affondano, ma da navi che potrebbero trasportare armi, da quelli che possono essere elementi che devono essere verificati, su cui tu devi avere una situazione sotto controllo, abbiamo messo una missione nazionale. Mi sono trovata a gestire il Ministero della Difesa in un momento in cui molti tagli sono fatti precedentemente, sono stati consistenti. E stiamo riequilibrando questo bilancio, però stiamo facendo uno sforzo importante, che è quello contenuto nel libro bianco della difesa, per da un lato individuare, proprio per evitare quei ritardi che ci sono stati nel passato, quali sono gli scenari del futuro. Se un tempo diciamo, le frontiere di pericolo erano altre, oggi non c'è dubbio che l'Italia è in prima linea, perché siamo diciamo, nel Mediterraneo dove si stanno sviluppando i conflitti più pericolosi. E allora è ovvio che noi ci occuperemo soprattutto della zona del Mediterraneo, quindi delle zone limitrofe vicine che potrebbero avere delle influenze sulla nostra sicurezza. Gli italiani, perché nel momento in cui si è visto il pericolo del califfato era per l'integrità stessa della concezione della convivenza umana, e lo dico anche con un po' di commozione, perché proprio all'inizio di settimana sono stata in un campo di profughi vicino a Mosul, un grandissimo campo profughi, in cui la maggioranza sono popolazioni di azzurri, e ho incontrato delle ragazze tra i 15 e i 17 anni che sono state per 2 anni rapite dall'ISIS, vendute da un uomo all'altro, hanno subito le peggiori cose e hanno tentato di scappare. Una di queste che ho incontrato era completamente sfigurata senza un occhio, perché era scappata per 3 volte, per 2 volte l'hanno ripresa, la terza volta era quasi riuscita camminando tutta la notte a arrivare a passare al fronte di Peshmerga, quindi arrivare, ma c'erano delle mine, lei è saltata su una mina, le due sue amiche sono morte e lei è rimasta terribilmente sfigurata. E queste ragazze che ti raccontavano queste storie, io ho una figlia di 15 anni, una di 23, sono mie zie, ma cioè, è come se mi raccontassero storie che riguardano le mie figlie, quindi è un rischio per noi, è un rischio perché può arrivare il terrorismo, ma è una tale dipendenza che non potevamo non essere fortemente impegnati in questo senso. Non è che su questo non abbiamo, stiamo elaborando delle prevenzioni e delle capacità di agire. Intanto noi osserviamo cosa vuol dire, sia attraverso il mare, con gli strumenti che abbiamo, i sommergibili, eccetera, sia attraverso i droni dall'alto, laddove pensiamo che possa essere un rischio per l'Italia, cioè noi le stiamo analizzando, non è che
diciamo forse ci sono i terroristi nelle coste in fronte e lo sappiamo dai giornali, cioè, cerchiamo di capire come, cosa succede e nel caso ci fosse un rischio concreto per l'Italia sapremo intervenire. Ma tutti i rischi sono prevedibili? No, no, non possiamo dire questo. Però abbiamo una struttura per provare a prevedere il sì, perché c'è un coordinamento, che ha l'acronimo CASA, che si riunisce frequentissimamente e mette insieme intelligence, polizia, carabinieri, forze armate, magistratura, analisti, esperti diciamo, dei paesi arabi, che analizza tutti i segnali che possono arrivare, le intercettazioni, cioè tutte quelle che possono essere segnali vengono analizzate, vengono condivise tutte le informazioni e analizzate in modo tale da poter su tutto quello che si muove, l'analisi del web per esempio. Questo vuol dire che siamo, cioè che possiamo prevedere tutto, saremmo veramente arroganti o a pensare una cosa di questo tipo. Molto umilmente diciamo, ma anche con determinazione, non siamo disattenti, stiamo mettendo in campo tutto quello che possono essere diciamo, i sensori, i radar che ci possono segnalare nel momento che vengono fuori dei rischi.